una dislessica bionda cacciata dal Chiambretti Night. Un coglione che si ostina ad andare nei posti più in culo al mondo. E che continua a mangiare sempre bestie mai viste e sentite. Bene, questo e tanto altro ancora è Why Oltre Natura. Benvenuti a Why Oltre Natura, io sono Fiammietta Cicorea e questo è il programma fatto dalle bestie, per le bestie, con le bestie, sotto le bestie, sulle bestie, condotto da una bestia ovviamente. Ma colleghiamoci col nostro Bruno. Orso, mi senti? Sì, Fiammetta, questa settimana mi cimenterò in un'ardua impresa. Cazzo, HK. Sono circondato da ruderi antichi, credo appartenenti ad un'antica civiltà tipo Maya. O per bacco, scavando tra le rovine, ho trovato un documento cartaceo che secondo me dovrebbe essere una mappa. Su di essa ci sono tanti piccoli cerchietti con tanti simboli all'interno. Mamma mia, Fiammetta, che magnificenza! I simboli sono attorniati da strane sigle, incomprensibili per il nostro popolo, come ad esempio Popolo della Libertà, Movimento 5 Stelle e altri, che devono essere parte di qualche strano rito magico. Ma cosa succede? Mi si fanno intorno degli strani indigeni dal volto minaccioso. Allora questa civiltà non è estinta affatto. Oh, hai capito? Devi votare a questo, capito? Guarda bene qua questo simbolo qua, capito? No, ma raccomando, puta chi sta, ah, sono contentissimi perché io ho ritrovato quel misterioso documento di prima. Ma aiuto, mi spingono come con forza all'interno delle rovine. Forse vogliono invitarmi ad un banchetto per festeggiare il ritrovamento. Aiuto, Fiammetta! Vai, Bruno, vai, che la forza sia con te. Sono solo in una struttura veramente simile ad una cabina elettorale, Fiammetta. Sono sicuro che vogliono offrirmi in sacrificio ad una loro divinità che continuano a chiamare il Pocio. Edison Cavani. Devo cercare di scappare, di trovare una via di fuga col materiale di fortuna che mi ritrovo a disposizione. Queste pareti sono soffocanti. Mi trovo di fronte a un grande foglio di carta e un utensile veramente simile a una matita. Ecco, ho scritto sul foglio che mi hanno dato un messaggio di aiuto. Bene, ora lo attaccherò ad una pietra che avevo nella mia borsa e cercherò di lanciarla dalla finestra. Forza, arrestatelo, prendetelo! Aiuto, Fiammetta! Mi hanno scoperto! Aiuto, Fiammetta! Aiuto, Fiammetta! Bene, il nostro orso è sempre temerario, ma ora passiamo alla Wild Chart di questa settimana, dove linkeremo le bestie più strane di tutte le parti del mondo. Al terzo posto, la borsa dell'acqua calda. Uno stranissimo mammifero che ingurgita acqua che poi riscalda al suo interno. Ama accucciolarsi ai piedi delle persone nei letti perché si nutre della loro puzza di piedi. Al secondo posto, l'ape Maya, un insetto dell'antica mitologia Maya, dalla folta chioma bionda che aveva come amica una cavalletta dallo strano cilindro in testa. Quest'ape è divenuta famosa non per la produzione di miele, ma per aver predetto la fine del mondo. Al primo posto, il grillo parlante, l'insetto più apprezzato dalla mafia internazionale per la sua spiccata caratteristica di non farsi mai cazzi suoi e dispensare consigli sul buon tono e sul buon costume. Estintosi purtroppo a causa di un merdoso bambino di legno che gli ha schiacciato col suo nasino. Dalla vostra Fiammetta Cicorea è tutto, ci sentiamo a presto sempre qui su Wari.